Eugene Cernan non lo sa ancora, ma si guadagnerà in questa missione l'onore di guidare la missione Apollo-Soyuz che nel luglio del 75 vedrà lavorare insieme nello spazio astronauti russi e americani. Dopo la Luna è l'esplorazione dei pianeti, l'obiettivo degli abitanti della Terra. Sono decine gli esperimenti affidati a Cernan e Schmidt. Non mancano i momenti drammatici come una caduta di Schmidt. Se la tuta avesse riportato la più piccola lesione, avrebbe significato la morte istantanea. Solo brevi pause di riposo all'interno della navicella si alternano alle lunghe ore di lavoro in un ambiente dove il nero è il più nero che si possa vedere. E nel cielo sorge ritmicamente la terra dove sei nato, dove vivono i tuoi cari e che sembra lontanissima.